Sapevamo che era una partita difficile e posso dire di essere contento. Abbiamo avuto le nostre opportunità nel primo tempo e il secondo sono un po' meno contento perché non abbiamo fatto molto quello che dovevamo fare, cioè andarli a aggredire un po' più alti e un giro palla. Abbiamo lasciato un po' il pallino un po' troppo a loro, però ce la siamo giocata alla pari. Abbiamo dimostrato che comunque stiamo bene e che potremmo giocarcela con chiunque. E questo è il commento del tecnico dell'Ovidiana Sulmona Joachim Spina dopo il buon pari casalingo contro la Bacigalupo Vasto Marina. La squadra sta lavorando sodo per migliorare ulteriormente e i risultati dal punto di vista del gioco si notano, tant'è che l'allenatore dei Vastesi, Roberto Cesario, si è complimentato con i Peligni. Loro sono un'ottima squadra, ben organizzata, lo sapevamo. Devo fare i complimenti all'allenatore e alla squadra del Sulmona perché ho trovato veramente un avversario degno. Joachim Spina, allontanato domenica dalla panchina, chiarisce il motivo della sua protesta e spera di non essere squalificato per il derby con il Rayan. Io mi sono solo lamentato, forse magari un po' vivacemente con l'arbitro, perché comunque il primo tempo ci avevano veramente maltrattato e avevamo preso due cartellini gialli loro, uno noi. Gli ho detto, secondo me, insomma, diverse volte Edoardo sulla fascia se n'era andato, se non che l'allenatore loro, molto esperto, ha tolto il terzino, il numero 2 che stavamo attaccando e aveva commesso diversi falli, e ci ha messo un altro ragazzo in maniera proprio da non evitare un altro cartellino. E mi sono lamentato con l'arbitro, quindi spero che comunque magari sia un'ammonizione e non un'espulsione, anche perché non mi sono rivolto in maniera riguardosa, sono stato abbastanza corretto, ho solo contestato un fallo che secondo me era palese e l'arbitro non l'ha concesso, quindi spero magari di esserci in panchina. L'Ovidiana Sulmona si appresta intanto alla gara di andata del secondo turno di Coppa Italia, in programma domani a San Gregorio. Non sarà della partita Edoardo Cucurullo, espulso nel match di ritorno del primo turno contro la Sportland Celano. Vogliamo far bene, probabile che daremo spazio a qualche ragazzo che gioca un po' meno e cercheremo di andare a vincere a San Gregorio come nel derby di Raiano. Da domenica prossima sarà a disposizione anche il nuovo innesto Valerio Cardile, difensore centrale, ex Passo Cordone angolano. Ci siamo sentiti, l'abbiamo visto, ci siamo incontrati, lui sta abbastanza bene fisicamente, ora vediamo un attimino con il gruppo come sta e poi a seconda della condizione e vediamo un attimo come stanno le cose e dopodiché decideremo se farlo iniziare da subito magari o in corsa oppure magari deve ancora aspettare un attimino per trovare la condizione giusta, vediamo.